nuovo video! Mi sembra ieri il giorno in cui ho registrato il video in cui festeggiavi 10K e invece oggi, a distanza di credo nemmeno un mese, cioè stiamo festeggiando ragazze i 20K, cioè le 20.000 bedazze insomma! E niente, io sono veramente molto molto emozionata, tra l'altro sono veramente tanto tanto felice perché una ragazza che mi gestisce, che mi gestiva una fanpage, ho deciso di regalarle una mia pagina che utilizzavo quando ero stata hackerata su Instagram e ho deciso di farle questo regalo per fargliela, diciamo, gestire al meglio. L'abbiamo chiamata Chiara Monteleone Official Fanpage e quindi andate a cercarci. Tra l'altro potete scriverle in direct se volete far parte del gruppo WhatsApp dedicato a tutte noi bedazze. Ma io direi di iniziare subito con questo video speciale 20K e, come è stato da voi richiesto, oggi il video speciale è la mia hair story e quindi la storia dei miei capelli. Se non siete ancora iscritte al canale, mi raccomando, iscrivetevi e se questo video vi piace bombardatelo di like e vi aspetto anche su Instagram. Iniziamo subito! Come vedete in questa fotografia, guardo il cellulare se non mi rendo conto di cosa sto parlando. Quando ero piccolina, potevo avere qui 6 anni forse, ed ero con mamma, e tutti quanti mi chiamavano biondina. In realtà io sì, avevo un colore di capelli molto chiaro, però ero bellina con questi occhialetti, con la mamma. Mamma, perché hai buttato questi occhiali che sono in voga adesso? Comunque, praticamente in realtà mia madre imbrogliava a tutti che io ero bionda naturale, biondo oro, mi chiamavano proprio la bambina dei boccoli d'oro. Ragazzi, in realtà mia madre tutte le sante sere, piuttosto che curare il suo corpo, struccarsi, quindi prendersi cura di sé, lei si prendeva cura dei miei capelli, quindi in realtà lei andava come una pazza con la lozione Schultz. Io non so se voi conoscete la lozione Schultz, però praticamente è una lozione alla camomilla che comunque consiglio a tutte coloro che hanno un colore di capelli naturale, un castano chiaro, per ravvivare ovviamente le sfumature biondicce. Questa qui ci andava proprio forte con la camomilla Schultz sui miei capelli. Mamma, sei proprio una disgraziata, guarda, ora ho capito da chi li ho preso. E da quel momento, quindi da quando ho avuto praticamente 6 anni alle scuole elementari, non ho riesumato foto perché col trasloco sono tutti chiusi in uno scatolone. Non c'è niente di particolare, nel senso che da quel momento i miei capelli sono cresciuti naturali, quindi liberi da tinture ammoniache, fino praticamente alle scuole medie. E quindi io avevo praticamente raperonzolo, cioè io avevo i capelli, guà che mi ritoccava, avevo i capelli lunghissimi fino al sedere, con tutte le sfumature biondicce nelle lunghezze. Però mia madre mi odiava perché diceva che sembrava una maddalena. Dopodiché un giorno mi hanno promesso che mi hanno fatto un ricatto, tipo che mi compravano il motorino, una roba del genere, però che dovevo comunque accorciare i capelli perché in quel modo, dice, non mi si poteva più guardare. Ok, vado dal parrucchiere, mi siedo nella seggiola, mi dicono chiudi gli occhi, ragazze, io mi sono ritrovata con un carré. Non ho parole, non ho parablas, quindi praticamente mia madre aveva deciso di infartuarmi in quello stesso istante, per cui io, ragazze, da capelli lunghi fino al culo mi sono ritrovata a capelli lunghi fino al collo. Quindi ho cominciato appunto a imbiondire un po' il carré, a fare anche sul biondo, diciamo, dei coloretti un po' stranicci, qui ero già alle medie. Dopodiché i miei capelli mi sono mancati e ho messo l'Enstation e ho tagliato la frangia para, tipo cagnolino che non vedevo nulla, cioè nel senso niente, la mia visuale era inesistente. Diciamo che si fa un balzo nel 2013. Avevo praticamente deciso di togliere appunto l'Enstation e di far crescere i miei capelli, nuovamente col mio colore naturale. Nel 2014 invece, sempre Chatouche, con però un po' più chiara la base e un po' più chiare anche le punte. Già nel 2014 stavo cominciando a dare di matto con i miei capelli, quindi non so, sarà stata questo passaggio da adolescenza a semidonna. Io stavo crescendo, però in realtà volevo essere sempre bambina, quindi lo facevo col mio look. Puntualizzo che sto parlando al passato, ma in realtà questa è la mia situazione attuale, perché sennò a 30 anni non avrei capelli rosa. Comunque nel 2014 quindi ho tagliato la frangia e che devo dire,
dire, io adoro, mi sa che la rifarò presto, fatemi sapere se vi piaccio con la frangia. E poi ho cominciato a fare i primi colori pazzerelli, i primi colori pastello. E infatti qui già vedete che le mie punte erano diventate rosa. Questi erano gli anni in cui ho iniziato a utilizzare tantissimo Instagram e quindi vedevo già le nuove tendenze dei capelli, che ne so, tutto quello appunto che si usava. Dopodiché, sempre nel 2014, quindi ragazzi andiamo praticamente cambiamenti palesi di mese in mese, cioè nel senso che la foto di prima era dell'ottobre del 2000, del 15 ottobre del 2014, questa è del 7 novembre del 2014, ragazzi, cioè cambiamenti repentini. Io qui mi ero stancata dei capelli corti, la frangia mi era cresciuta e ho messo questa extension color caramello. Dopodiché, ragazze, sempre perché non sono normale, meno male che questo video andrà ad attestare quanto io non sono normale. Allora, il 27 gennaio del 2015, ragazze, io praticamente ho fatto un long bob, quindi ho tagliato completamente, tolto le extension e fatto questo colore di capelli. Questo era un look super super naturale, che naturalmente non mi calzava a pennello, no? Perché se io non avevo i capelli color ginger non potevo stare calma. Quindi naturalmente dal 27 gennaio 2015 al 14 febbraio del 2015 è stato tutto un non nulla per arrivare a diventare rossa. Quindi ragazze, io sono diventata roscia, come dite voi, tutti coloro che mi seguono da quando ero rosso riri. Praticamente qui ero all'inizio, quindi non era una riri ma era una ri. Ancora all'altra ri ci dobbiamo arrivare. Nel 29 agosto del 2015, cioè ragazzi, io non so, ditemi voi, cercatemi, taggatemi qua sotto un video dove si fa la storia dei propri capelli che è pazzo come il mio. Quindi soltanto il 29 agosto del 2015 io praticamente non mi ero più accontentata del color rame. Questo era il periodo in cui mi hanno preso come OBS People, quindi iniziavo la mia carriera da piccola blogger e ho fatto questa sorta di rosso sirenetta, non lo so, mi lampo gli occhi soltanto a guardare questo rosso, ragazze. Gennaio del 2016 il rosso è diventato un rubin, quindi un rosso rubino, così via via fino ad arrivare al 30 aprile del 2016, dove il rubino restava solamente alle radici e invece alle punte utilizzavo questo rosa e quindi questa sorta praticamente di chatouche dal rubino al rosa, che io, ragazze, adoravo. In questo periodo sono stata adescata dalla L'Oreal, quindi sono diventata una sorta di testimonial, diciamo così, della L'Oreal Hair, quindi mi davano tutte queste creme colorate da provare, smanettavo come una pazza. Fino a che il 27 agosto del 2016 ho deciso di ritornare normale con il mio classico chatouche biondiccio e fino a qui tutto bene. E divento ancora più rosa nel gennaio praticamente del 2017, dove praticamente inizio a lavorare seriamente per L'Oreal Hair e quindi a diventare una piccola testimonial della linea colorista Washout. Passiamo praticamente nel marzo del 2017 a questa sorta di unicorn, quindi praticamente cominciavo a smanettare bene, cioè cominciavo veramente a piacermi con questi colori, anche perché io so che dentro sono un po' punk in realtà, io sono un po' punk, devo dire la verità. E dopo questo unicorn, ragazze, succede una cosa veramente orribile. Mi chiamano, la L'Oreal mi chiama per andare a Cannes. È stata un'esperienza fantastica, cioè a me mi aprivano le portiere della macchina, mi portavano la borsa, cioè è stata una cosa veramente una favola. E io ho detto, raga, fatemi ovviamente la ricrescita, siete voi i miei parrucchieri di fiducia, perché devo andare a Cannes. Da qui, ragazzi, la mia disgrazia con i miei capelli, che nessuno in realtà sa, perché sono stata molto molto brava a nasconderlo. E ragazzi, da qui veramente il panico, perché mi si sono bruciati i miei capelli. E sono tornata da loro, gli ho detto di riparare il danno in qualche modo, dunque mi hanno messo delle extension. E praticamente il risultato, questa è i capelli bruciati, e questa dove sono in costume, mi hanno messo le extension e tutto si era falsamente sistemato, diciamo così.
vado a Cannes morta, perché comunque lì dovevo fare un tutorial davanti alle telecamere e sono stata sul red carpet di Cannes con questo color sunset di cui ho fatto appunto la dimostrazione davanti alle telecamere. Tornata da Cannes ho voluto risanare i miei capelli e ho fatto questo carré biondo. E ovviamente poi non ce l'ho fatta più, volevo nuovamente la mia chioma. E quindi a settembre ho dovuto praticamente rifare il colore rosso, quindi con tanto di Estation, settembre del 2017. Dopodiché ragazzi non ce la facevo più con quel malloppo in testa per passare nuovamente, io lo so, mi sembro pazza ragazze, cioè mi sembra assurdo che vi stia raccontando queste cose perché mi sembrano veramente da svitata. Però io sono questa ragazzi, io sono una svitata. Quindi a novembre ho rifatto il rosa e da lì praticamente fino ad oggi sono con questi piccoli ciocchettini di Estation solo per darmi volume, per far risanare i miei capelli, e adesso mi sto bella bellina serena con questi capelli. Ragazzi, questo video speciale è terminato, io vi amo e voglio trasmettermi veramente tanto amore con i miei video. Trasmettetemene tanto anche voi, per cui lasciate un like a questo video e noi ci vediamo al prossimo video, vi amo!